Questa iniziativa si colloca nell'ambito della programmazione culturale del 2010 in Palazzo Grassi e in Palazzo Grange. Il nostro impegno infatti è volto a organizzare una serie di attività mirate ad approfondire il dialogo tra la nostra istituzione, la nostra Art Foundation e il pubblico e a fare dei nostri spazi espositivi luoghi aperti allo sviluppo e al dibattito di temi culturali, artistici ma anche letterari, architettonici, storici di particolare interesse. Voglio ringraziare quanto hanno reso possibile questa iniziativa, lo staff del Palazzo Grassi, PM il Gazzettino, il nostro media partner e la Bompiani. Ringrazio infine FAPI, il Fondo Nazionale di Formazione per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese, che in questo spirito formativo di apertura al pubblico si è riconosciuta, decidendo di supportare Palazzo Grassi nella realizzazione di questo progetto. Ringrazio nuovamente il professor Umberto Eco, a cui cedo la parola. Grazie. Nessuno l'ha fatto apposta, ma questa nostra serata si svolge in un ambiente dove c'è una bellissima lista, un bellissimo esempio di lista di volti. Quando mio figlio era nato da pochi mesi, nel 63, gli avevo scritto una lettera, poi pubblicata sul diario di Mani, in cui gli dicevo che appena avesse abbandonato il giocattolo da mettere in bocca, diciamo i giocattoli Montessori, gli avrei regalato dei fucili. E partivo dal principio, che ancora giudico sanissimo, che usando un armamentario guerresco degli anni dell'infanzia, così come sognando gli abbordaggi satiriani e gli attacchi alla diligenza, si dà libero sfogo alla nostra naturale aggressività e si impara che le armi sono giocattoli, che da grandi non devono mai più essere usate. E asserivo che invece l'infanzia del dottor Mendele o di Eichmann dovevano essersi consumate sull'infame meccanico o sul piccolo chimico. Così scrivendo, componevo quello che fosse stato il primo esempio di lista nella mia vita letteraria. Allora ti regalerò fucili, a due carri, a ripetizioni, mitra, cannoni, bazooka, sciabole, eserciti di soldatini in assetto di guerra, castelli con ponti levatori, fortini da assediare, casamatte, polveriere, corazzate, reattori, mitragliatrici, pugnali, pistola, tamburo, colt, Winchester, rifle, Chassepo, 91, Garand, obici, colubrine, passavolanti, archi, fionde, balestre, palle di piombo, catapulte, falariche, granate, baliste, spade, picchi, ramponi, alabarde, i grappini da rimbalzo, pezzi da otto, quelli del capitano Flint, in memoria di Long John Silver e di Ben Van, draghinasse, di quelle che piacevano Don Barreco, o lame di Toledo, di quelle che ci si fa il colpo delle tre pistole, da stendere secco il marchese di Montelimaro, la mossa del napoletano con cui il barone di Sigognac fulminava il primo bravaccio che tentasse di rapirgli la sua Isabella, e poi azze partigiane, misericordie, crisi giavellotti, scimitarre, berrettoni, bastoni animati come quelli con cui John Carradine moriva folgorato sulla terza rotaia, che non se ricorda peggio per lui, sciavole da rimbaggio da fare impallidire Carmo e Van Stiller, pistole arrabescate che Sir James Fluke non ebbe mai, se no non si sarebbe dato per vinto di fronte alla sardonica invece la sigaretta del portoghese, stiletti dalla lama triangolare come quello con cui mentre la giornata moriva assai dolcemente a Clignancourt il discepolo di Sir Williams diede morte al sicario Zampa, consumato che ebbe il matricidio su una vecchia sordida fipata, e pere d'angoscia di quelli che furono introdotte nella bocca del carceriere Laramè, mentre il duca di Beaufort, i peli ramati dalla barba resi più fascinosi dalle lunghe cure di un pettine di piombo, si allontanava a cavallo pregustando le ire di Mazzarino, e bocche da fuoco caricate a stradaglia da sparare coi denti fatti a rosso dal Betel, e fucili dal calcio di madreperla da impugnare sui corsieri arabi, dal pelo lucido dal garretto nervoso, archi rapidissimi da far diventare verde lo sceriffo di Nottingham e coltelli da scalpo come neve minerara, pistole piccole piatte da marsina per i colpi dell'altro gentiluomo, lunghe pesantissime da pesantire la tasca da gonfiare la scella, la Michael Shane, e ancora fucili da Ringo, da Wild Bill Hitchcock o da Sauvignon, da Bancarica, armi insomma, figlio mio, tante armi, solo armi, questo ti porteranno i tuoi Natali. Amo evidentemente le liste o elenchi o enumerazioni o cataloghi, in
intervista mi ha detto ormai amano i fisti, ma dico ci sono quelli che amano i transessuali, lo amano il fisti, è meno rischioso, sin da quando li avevo scoperto su alcuni testi medievali, e quelle quasi 100 pagine del penultimo capitolo di Ulysses di Joyce, a cui torneremo, dove si enumeravano gli oggetti contenuti nella cucina nell'Old Blue. Più tardi ho scoperto che il primo esempio di vista